Allora, siamo qui col presidente La Froce per il Castrum Bianelli. Allora, presidente, domani si parte. Buonasera, sì, domani si parte, finalmente è arrivato il grande giorno, un avvenimento che abbiamo voluto tantissimo, sia io che il presidente del Time Warp, Yoram, per cui finalmente è un sogno che si avvera, un evento che è unico per questo paese e spero che sia il primo di una lunga serie di eventi del genere, perché fanno soltanto bene ai ragazzi, alla società, alla nostra realtà e quindi speriamo che riesca tutto al meglio, ma non ci sono dubbi, sarà veramente una giornata, cioè un fine settimana davvero emozionante. Spieghiamo un attimino che naturalmente si va per via Cuneo e perché siamo gemellati con questa squadra di Cuneo che ci ospiterà per 3 giorni questo fine settimana. Faremo anche delle partite, speriamo che facciamo belli risultati e portiamo a casa tanta esperienza e un po' di motivazione ad affrontare il campionato in più. Beh, certamente l'aspetto agonistico verrà sempre, bisogna sempre tenerlo in conto, perché giustamente in campo scendono i ragazzi, si scende per giocare, per vincere, però l'obiettivo primario di questo avvenimento, il gemellaggio che è nato nel maggio di quest'anno, grazie all'amicizia stretta in primis con il presidente Yoram e poi con tutta la squadra del Time Warp. Quindi sarà il primo step del gemellaggio, saremo noi ad andare a Cuneo, quindi ci ospiteranno e poi l'anno prossimo si auspica che potremo ricambiare il favore e ospitare la squadra piemontese. Niente, partiremo domani mattinata, faremo un lungo viaggio in autobus, quindi ci sarà anche modo per ritrovarci dopo una lunga pausa estiva con tutti i ragazzi. Arrivati lì, in serata ci ospiteranno e poi l'indomani mattina procederemo a un primo approccio con il campo da gioco, faremo un piccolo allenamento, il mister avrà già preparato il piano, per cui da questo punto di vista non ci sono problemi. Dopodiché alle 16:30 circa ufficialmente inaugureremo questo gemellaggio con il Time Warp. Poi ci sarà una piccola presentazione di un avvenimento che ha organizzato l'amico Yoram e in serata ci uniremo con la squadra gemellata e andremo a festeggiare come il Castrum ha ampiamente dimostrato di saper fare. Presidente, questo mi preoccupa. Mi raccomando, noi non possiamo venire, però dovete filmare e fotografare tutto perché poi dobbiamo dar conto anche alle persone che non sono venute, mi raccomando. Certamente, comunque terrei a sottolineare che stasera abbiamo appena concluso l'accordo con il comitato dei genitori per la prima scuola calcio a 5 Castrum Bianelli che si terrà a Viggianello e penso che questo è un avvenimento storico e abbastanza importante per la realtà di Viggianello, quindi finalmente avremo una scuola calcio dove si incomincerà a fare calcio a 5 e quindi i ragazzi verranno avviati dai primi passi a questa nuova disciplina che da 10 anni ormai il Castrum sta svolgendo con ottimi risultati, direi. Bellissimo, una grande crescita naturalmente qui a Viggianello per il calcio 5. Presidente, allora buon viaggio, buon divertimento e ci vediamo non appena arrivate. Grazie, ci mancherai. Ritornate presto, vi aspettiamo. Allora, ritorniamo qui con castrumbianelli.it. Allora, presidente, abbiamo qui il nostro allenatore, però lascio a lei la parola per presentarlo. Allora, quest'anno il Castrum ha deciso di cambiare guida tecnica per un motivo burocratico, in quanto il vecchio mister non aveva il tesserino da calcio a 5, e uno pratico, in quanto il Castrum finalmente incominciasse a giocare a calcio a 5. Quindi siamo lieti di presentare il nuovo mister Luciano Bloise. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio, diciamo, la società che mi ha dato questa possibilità, come dicevamo quella sera in cui ci siamo incontrati per la prima volta a fine agosto, è per me un onore perché tornare a casa dopo qualche anno passato, diciamo, a Potenza è stata una possibilità che ho colto al volo e che mi fa felice in quanto è una bella sfida che vogliamo affrontare insieme nel migliore dei modi.
Certamente mister, noi ti ringraziamo e ti auguriamo il meglio e ti accogliamo ufficialmente nella grande famiglia Castrombianelli. È un onore, grazie mille.